Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Immaginate la gioia di tutte quelle persone che si trasferiscono in una casa nuova. E dopo, immaginate il loro stato d'animo dopo aver scoperto che quella casa nasconda un qualcosa di terrificante tra le sue mura. Adesso vi chiediamo di mettervi comodi ed ascoltare con attenzione le storie che compongono il video di oggi, perché in Viral Top vi parleremo di tre oggetti terrificanti ritrovati all'interno di alcune case maledette. Buona visione! Iniziamo questo tour nella città di Granada, in Nicaragua, dove una coppia di sposini decise di affittare un piccolo ma accogliente appartamento. All'inizio tutto sembrava andare per il meglio, finché all'improvviso iniziarono a presentarsi situazioni abbastanza inspiegabili. La coppia iniziò a soffrire di continui incubi, nei quali vedevano un'enorme ombra nera nella loro stanza, che entrava per soffocarli fino a morire. Successivamente iniziarono a notare che le cose in casa si muovevano da sole, così come le porte e come l'accensione e lo spegnimento continuo delle luci. Il tutto degenerò fino al punto che il loro incubo si trasformasse in realtà. Ad un certo punto, stanchi, cominciarono a pensare di lasciare l'appartamento, ma poi si accorsero che tra il muro e il battiscopa c'era un qualcosa che attirò la loro attenzione. E quando scoprirono cosa fosse, si imbatterono in una scoperta davvero terrificante. Vi era incastonata, infatti, un'antica tavola Ouija, però era rovesciata. Quando contattarono il proprietario dell'appartamento, questi rimase scioccato, riferendo loro che molti dei suoi inquilini gli avessero già detto che nell'appartamento avvenivano degli eventi inspiegabili. Per rimuovere la tavola da lì, sia il proprietario dell'appartamento che gli inquilini decisero di avvalersi della presenza di uno spiritualista, dopodiché riuscirono a rimuoverla dal muro. Da quel momento in poi, i fenomeni paranormali cessarono di esistere. Veniamo ora a una storia così impressionante tanto da aver ispirato il film The Penthouse. Tutto è successo a Rhode Island, il luogo dove vivevano Laurie e Jeffrey Dumas ed il loro figlio di 7 anni. La coppia viveva a New York, ma dopo una profonda crisi matrimoniale decisero di lasciarsi tutto alle spalle e di trasferirsi fuori città per iniziare una nuova vita. La coppia trovò questa enorme e bellissima casa a 3 piani, dove decise di ricominciare tutto. Jeffrey si creò il suo ufficio in casa e Lori trovò lavoro part-time presso la biblioteca locale. Per la coppia tutto sembrava andare per il meglio. Tuttavia, pochi giorni dopo, cominciarono a sperimentare delle strane situazioni,
tipiche di eventi paranormali. Ma questo non li preoccupò minimamente, in quanto essi non credevano a questo genere di fenomeni. Improvvisamente, il figlio iniziò a giocare con un amico immaginario e ad un certo punto cominciarono a sentire qualcuno parlare al figlio. Notarono inoltre che i giocattoli si attivavano e si muovevano da soli e che il bambino aveva lividi e graffi su tutto il corpo. Ma ogni volta che gli chiedevano come fosse possibile il tutto, egli rispondeva che Ruth, la bambina con la quale giocava, fosse la responsabile. Questa storia cominciò a preoccupare la coppia, ed il tutto peggiorò quando scoprirono un qualcosa di inquietante in soffitta, in quanto dietro ad una delle pareti si nascondeva un'enorme stanza. Lì vi trovarono un letto, alcuni giocattoli e molti oggetti che sembravano appartenere ad una bambina. La coppia, dopo questa scoperta, rimase piuttosto scioccata. Mentre era al lavoro in biblioteca, i colleghi chiesero a Lori cosa la turbasse così tanto e lei raccontò il tutto. A quel punto, una donna anziana che lavorava lì da più di 50 anni le disse con calma che probabilmente quella che lei aveva trovato era una stanza delle delusioni, cioè un luogo nascosto all'interno delle case dei personaggi più importanti della società, nelle quali tenevano rinchiusi i parenti nati con problemi mentali, deformità fisiche o qualche disabilità, poiché in quegli anni si pensava che questo tipo di persone macchiasse il buon nome delle famiglie. Lori aveva già sentito parlare di questo tipo di luoghi, ma pensava che non fossero altro che leggende metropolitane. Tuttavia, decise di indagare sul passato della sua casa e scoprì che la casa fu costruita nel 1866 per ordine di un uomo di nome Job Smith Carpenter. Scoprì inoltre che quest'uomo era stato una delle persone più importanti della società in quegli anni. Egli infatti era un famoso avvocato e giudice e dopo aver sposato Frances Ellen Jones diventarono una delle famiglie più ricche di Rhode Island. La vita di quell'uomo era molto ben documentata in quanto era molto importante ai suoi tempi. Anche la strada dove si trovava la casa aveva ricevuto il nome di Carpenter Court Road, in onore del giudice. Nei giornali si parlava molto delle serate mondane che tenevano in casa, dei matrimoni dei loro tre figli con donne importanti della società e della tristezza e dello shock che provocò la morte del giudice nel 1906. Ma da nessuna parte c'era alcuna nota che indicasse che la coppia avesse avuto una figlia. Proseguendo con le sue indagini, Lori riuscì a trovare il cimitero dove si trovava il mausoleo di famiglia e dopo aver ricevuto il permesso di entrarvi, scoprì che oltre alle tombe di Job, sua moglie e i loro tre figli, c'era un'altra che riportava il nome Ruth. Questo bastò a Lori per capire che quella stanza era stata effettivamente utilizzata dai Carpenter per tenere nascosta la loro figlia, che probabilmente nacque con una disabilità per la quale fu costretta a rimanere rinchiusa per non mettere in imbarazzo i suoi genitori. Dopo aver compreso il passato di questa stanza, sia Lori che Jeffrey si rattristirono enormemente per la storia della bambina. Quindi la fecero benedire. Da allora tutte le strane situazioni cessarono. Jeffrey e Lori decisero di creare un'organizzazione chiamata La Stanza di Ruth, in onore di tutte quelle persone costrette a vivere nelle stanze delle delusioni.
Chiudiamo questo tour con New York, dove un utente di Reddit, noto come Mr. Griff, ha condiviso l'inquietante scoperta che ha fatto nella casa in cui aveva vissuto per diversi anni. Si scopre che il signor Griff, dal giorno del suo arrivo in casa, notò un portello sporgere dal tetto. Decise di aprirlo, rimanendo completamente scioccato nel trovare una casa vecchia e fatiscente tra il tetto esterno ed il tetto interno della sua casa a due piani. Quella casa, naturalmente, fu ritrovata in pessime condizioni. Il post di Mr. Griff ha attirato l'attenzione da parte degli utenti di Reddit, ma per molto tempo non ci sono stati aggiornamenti al riguardo, fino a quando, diverse settimane dopo, lo stesso Mr. Griff ha postato nuovamente, raccontando che i suoni delle risate, mormorie e grida erano aumentati da quando aveva scoperto quel luogo inquietante. Sia Mr. Griff che gli utenti di Reddit che stavano seguendo il caso hanno deciso di iniziare ad indagare un po' sul passato di quella proprietà, scoprendo che a quell'indirizzo vi era uno stabile usato come chiesa, utilizzato tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90. Secondo i documenti legali, a quell'indirizzo si trovava un tempio congregazionale di una religione misteriosa, della quale si sa ben poco. Il tempio funzionò per diversi anni, fino a quando il capo improvvisamente scomparve dopo essere stato coinvolto nella scomparsa di diversi seguaci. Con la scomparsa del leader, quel culto finì e tutta questa storia era rimasta nel passato. Molte persone successivamente hanno teorizzato che forse il leader di quel culto ha usato questa casa per tenere rinchiuse le persone che risultavano scomparse. Il signor Griff decise di chiedere aiuto ad un prete per benedire quel luogo e da allora i suoni che provenivano da quella casa nascosta cessarono del tutto. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.